Gilera e Guzzi, vedi, senti come movimento destra. Inizia la quarta tappa del Lotto delle Langhe, dedicata a Roero. Siamo a Sommariva del Bosco e come da tradizione iniziamo subito forte con la prova speciale. Abbiamo deciso, per mettere un po' più di pepe, di cambiare il metodo di rilevazione del tempo, da pressostato a fotocellula. Questo spariglierà sicuramente le carte. Come vedete sono sul podio e io come lui sono molto curioso di capire chi vincerà quest'anno. Bene, bene, siamo arrivati alla fine, vedi, perciò tutto bene. Siamo arrivati alla fine della manifestazione del Lotto delle Langhe, la 7ª edizione. È stata come sempre una grandissima emozione, un grandissimo lavoro per tutti noi che facciamo veramente con tutto il cuore. Questa mattina eravamo molto indecisi, molto dubbiosi se poteva essere il primo classificato perché erano in tanti a essere molto bravi. Ma ha vinto il nostro temerario, veterano, numero 8, Massimo Nocent. Complimenti Massimo, ti rivolgiamo ancora. È stato un coronamento di un sogno, che inaspettato comunque, inaspettato. Ecco. Ci vediamo alla prossima edizione, all'8ª edizione. Sai che gli organizzatori facciano qualcosa di grande, comunque non hanno mai tradito le aspettative, quindi al prossimo anno.